I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno tratto in arresto per coltivazione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e furto aggravato due trentenni palermitani. I militari, nel corso di uno specifico servizio antidroga, hanno individuato i giovani all'interno di un'abitazione rurale in contrada Costa Amendola di Trabia, dove avevano impiantato una serra di 170 piante alte circa un metro di cannabis, con un sistema di lampade per la coltivazione indoor e un elementare sistema di areazione e videosorveglianza a distanza. Durante la perquisizione, con la perizia dei tecnici Enel intervenuti, si è inoltre accertata la manomissione dell'impianto elettrico con allaccio abusivo alla rete pubblica. Le piante sequestrate, che avrebbero potuto fruttare svariate centinaia di migliaia di euro, sono state campionate ed inviate al laboratorio analisi del Comando Provinciale di Palermo per le analisi di rito e la verifica del principio attivo THC presente. Gli arrestati sono stati invece condotti presso la casa circondariale Antonino Burrafato di Termini Imerese in attesa dell'udienza di convalida. Il GIP del Tribunale Termitano ha disposto per gli indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.